Aspetti, 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 e poi ti trovi che devi arrivare al punto che devi mettere a posto questi denti. Ho mandato una radiografia semplicemente su WhatsApp e sono stata ricontattata. Gli ho spiegato il mio problema, le mie paure. Mi hanno fatto un preventivo. Ho avuto un buon consulente che mi ha spiegato il tutto, la videografica del dottor Palmas, e ci ha convinto a venire in Moldavia. Io avevo tanta paura del dentista perché siamo stati traumatizzati fin da piccoli, tutta la mia famiglia, dei dentisti della mutua italiana, e quindi la paura era comunque tanta. Poi comunque i costi alti che ci sono in Italia, e quindi aspetti, 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 e poi ti trovi che devi arrivare al punto che devi metterli a posto questi denti. E ci siamo fatti coraggio. Mi sono fatta coraggio, soprattutto per l'idea che qui venivi seguito anche a livello di anestesia totale, parziale, ed è stato quello che mi ha convinto a venire qui, perché io pensavo, vabbè, mi addormento, mi ritrovo con i miei denti, non sento nulla, non vedo nulla. E così è stato fino al giorno della partenza. Siamo arrivati e invece in clinica mi hanno convinto a non fare quella che io pensavo l'anestesia totale. E devo dire che il chirurgo Vasile è molto bravo e, tolta le punture iniziali dell'anestesia, io non ho sentito nulla e sono stata contenta. Quindi il mio scalino più grande della paura era stato tolto. E poi sì, perché comunque era una clinica che già dall'inizio ci dava una buona idea di una buona clinica, del personale, insomma. Bravo. La vita sociale per fortuna la parte davanti si vedeva poco, quindi però comunque tu sapevi che un po' non eri perfetta. E poi a livello masticativo, sì, cioè mal di stomaco, comunque masticavi male, avevi sempre qualche piccolo problema e ti sentivi non completa. Ho cambiato completamente viso. Detta da tante persone, mi sono allungata un po' il viso e più serena, più facile nel parlare, più facile nel masticare. No, mi sono trovata subito bene.